Tutti vogliono diventare preside, giusto? Quindi, quando il signor Adams viene licenziato, cominciano i problemi seri. Un sacco di gente vuole il suo posto, ma è il distintivo del preside che sceglie il suo successore. E questa volta il badge magico ha scelto una studentessa di nome Molly. Gli insegnanti non ne sono contenti e cercano di portarglielo via. Cosa sta guardando questo piantagrane? Da quando Molly è diventata preside, le lezioni sono molto più divertenti. Tutte le cose che prima erano contro le regole. Come sparare palline di saliva, ora, a quanto pare, è diventato del tutto normale, sia per gli studenti, sia per gli insegnanti. È ovvio che le cose non saranno più le stesse. Molly metterà completamente a soqquadro questo college. Uno dei maggiori problemi del college, che nessuno è stato in grado di risolvere, è il numero di bulli che ha. Ma stanno prendendo in giro quella sbagliata. Così cominciano a chiedere scusa e a promettere che faranno meglio la prossima volta, ma ora sembra tutto diverso. Perché a quanto pare Molly ha deciso di abusare del suo potere. Oh, signor Joy, signorina Monica, se solo foste arrivati prima, di sicuro non vi sarebbe venuta l'idea di provare a rubare il distintivo. Questo è il loro piano, hanno escogitato un piano per farlo e vogliono dare proprio la caccia al distintivo. Mentre Monica distrae Molly, Joy afferra qualcosa di molto più grande del distintivo. Prima di usare una canna da pesca, dovresti imparare come si usa. O potresti rovinare tutto. Non è quello che ci si aspettava di prendere. Ora tutti dovranno seguire dei corsi di videogiochi. Molly vuole che la loro università stia al passo con le tendenze. Alle vecchie generazioni le cose sembrano ridicole. Ma è quello che dicono tutti. La signora Monica dovrebbe essere più simile al signor Joy, che è aperto a nuove esperienze. Solo che non sempre la teoria basta, a volte serve anche la pratica. La signora Monica non ha iniziato subito a vincere. Conoscere le combinazioni è un bene e tutto il resto, ma le dita devono essere veloci. La preside Molly è un'esperta. I veri professionisti devono sapere usare tutto, anche i loro piedi. Il cibo del college non piace a nessuno, ma ora Molly ha il potere di cambiare le cose e tutti ne sono entusiasti. Niente più poltiglia insipida per pranzo. La nuova preside ci darà quello che vogliamo mangiare. Beh, non tutti ne sono entusiasti. La signora Monica si preoccupa del cibo sano, ma tutti erano stufi di quella farina d'avena, quindi il nuovo menù di Molly è stato approvato. Anche il codice nell'abbigliamento cambierà. Ciò che prima era proibito ora è incoraggiato. È difficile abituarsi ai cambiamenti. Le nuove regole della preside hanno alterato completamente la vecchia uniforme. Se non sei d'accordo, sei decisamente dalla parte sbagliata di questa storia. Ma il signor Joy approva. Gli insegnanti amano far fare agli studenti ogni genere di cosa irragionevole. Per correttezza, Molly decide che gli insegnanti devono prima provare quello che vogliono far fare agli studenti. E ora è finalmente arrivato il momento. Monica non lo fa da quando era una studentessa, quindi dubita di essere in grado di saperlo fare di nuovo. Riuscirà a battere Joy? Anche se ora Molly è la preside, è ancora un adolescente e si innamora molto facilmente. Così, quando vede Jackson, vuole davvero chiedergli di uscire, ma lui non si accorge nemmeno di lei. Così lei dovrà fare qualcosa che lui non potrà ignorare. Una buona idea potrebbe essere quella di chiamarlo nell'ufficio del preside. Non sapeva nemmeno che Molly fosse la preside. Il suo nuovo lavoro in realtà non ha cambiato nulla. Lo aspetta una sorpresa. Un appuntamento romantico con il preside. Ma Jackson conosce le conseguenze e decide di rifiutare Molly. La signora Monica odia la nuova preside e cerca costantemente di prenderle il distintivo. Ma non importa quanto ci provi, la preside continua ad avere la meglio. È pronta per qualsiasi materia. Non importa quanto siano folli le richieste dell'insegnante, Molly farà di tutto per spuntarla.
ha un armadietto separato per ogni materia. Monica non può farci niente e se vuole un distintivo, dovrà cambiare la sua tattica. L'arte è una materia molto importante. Molly sa che l'arte salverà il mondo. L'arte moderna può rendere la tua vita più luminosa, soprattutto se hai capolavori ai tuoi piedi. Monica e Joy sono così seri. Sembra che non si divertano da una vita, ma non è un grosso problema. La preside Monica vuole che i suoi insegnanti siano felici. Ha persino inventato un po' di divertimento per loro. Vediamo se saranno in grado di farlo. Molly è in uno di questi armadietti. Hai visto quale? Scrivi qui sotto la risposta allora. E mostra a Monica e Joy quanto sei intelligente. Le lezioni lunghe sono estenuanti. Gli adulti pensano che ai bambini piaccia, ma si sbagliano. Questo è quello che Molly vuole dimostrare a Monica e Joy. Hanno proprio bisogno di mettersi nei panni degli studenti? Basta immaginare. Non sei pronto e l'insegnante ti urla contro. Dopo questo esperimento, la signora Monica cambierà sicuramente i suoi metodi di insegnamento. Questo è infallibile. Se non hai studiato, prendi una F. Signora Monica, prenda esempio dal signor Joy. Non solo è intelligente, ma è anche venuto preparato e con dei giocattoli. Questa è così interessante. Merita davvero un ottimo voto. Anche noi dovremmo accorciare le lezioni. La signora Monica non ha ricevuto il promemoria, quindi è stata molto sorpresa di vedere il cambiamento. Signora Monica dovrebbe prestare più attenzione. Il signor Joy avrà un aumento. Oh, non c'è di che. Visto che la preside Molly è la preside più elegante del mondo, allora anche il suo college dovrà essere elegante. La signora Monica dovrà per forza adeguarsi al college. Così riceve un invito al nostro nuovissimo corso di bellezza. Oggi impareremo cos'è la moda e tutte le insegnanti sperimenteranno delle acconciature fantastiche. La preside è sicura che il più grande problema dell'educazione è che gli insegnanti non capiscono i loro studenti. Gli adulti sono troppo seri e troppo razionali. Molly vuole che pensino fuori dagli schemi. Le regole sono fatte per essere infrante, giusto? A volte la vita è semplicemente casuale. Il signor Joy non fa un test da un po', quindi è nervoso. Ha problemi a ricordare le risposte. Sembra facile, ma confonde le parole. È assolutamente sicuro che non passerà l'esame. Per Monica invece è facile, anzi super facile, e risolve tutto in pochi minuti. Solo uno di loro ha fatto bene e tutto dipende dalla preside. Molly non ci aveva pensato. Come può dare un voto se non conosce questa materia? Beh, dovrà pensare fuori dagli schemi. Il risultato ha scioccato Joy e ha offeso Monica. La preside Molly è così popolare perché dà a tutti i buoni voti. Non aveva idea che in realtà fa più male che bene. I buoni voti non bastano più. Gli studenti vogliono sempre di più. Sono diventati insaziabili. Le lezioni di Monica fanno addormentare tutti, invece. Quando insegna, i suoi occhi diventano pesanti, terribilmente pesanti. Sì, le sue lezioni sono davvero noiose e nessuno ha fatto niente per anni. Ma Molly è qui per scuotere le cose. Più a lungo Molly sarà la preside, più Monica perderà la pazienza. Vuole ancora quel distintivo. Ma non deve sottovalutare Molly. Non si lascerà andare così facilmente. Se gli insegnanti vogliono il distintivo, dovranno lottare per averlo. E non con una lotta qualsiasi, dovranno giocare a Squid Game e lasciare il college per un po'.
sono pronti per questa avventura? E tu lo sei? C'è qualcosa che questa famiglia ama assolutamente, è giocare a Doc G. Ma da quando hanno adottato Molly, le cose sono andate un po' diversamente. Lei pensa che giocare a Doc G sia una cosa superata e vuole mostrare ai suoi genitori cosa si fa al giorno d'oggi. Ci è voluto un po' di tempo, ma ora Joy e Monica sono dipendenti dal gioco. A cosa stanno giocando? Beh, è sempre Doc G, solo che è la versione videogioco. Monica non è viziata, ma ama mangiare. Ogni volta che il suo pancino brontola si siede a tavola e aspetta i cornflakes. Potrebbe mangiarli tutto il giorno. E anche Joy. Per molti anni non ha mangiato altro che biscotti al miele, quindi ora vuole provare qualcosa di nuovo. Ma questi cornflakes sono solo per Molly. Joy dovrà mangiare ancora biscotti. Ama davvero Monica? Quindi mangerà ancora più biscotti solo per non farla arrabbiare? Monica è una pessima cuoca. Non importa quanto Joy cerchi di aiutare lei, fa sempre la stessa cosa. Tutto quello che fa è mischiare lo zucchero. Così anche cercando di aggiungere nuovi ingredienti, magicamente il cibo diventa sempre lo stesso. Con ingredienti diversi, Joy ottiene sempre biscotti al miele. Per colazione, pranzo e cena. E fanno anche male ai denti. Molly si sta ancora abituando alla sua nuova casa. È un posto interessante. E ad essere onesti, si sta abituando abbastanza in fretta. Forse perché è un robot. Ma i suoi genitori le vogliono comunque bene. Joy ha preso un regalo per lei. Un vestito nuovo. Ora ha più di un vestito. Visto che Molly è creativa, ha messo un po' del suo stile nel vestito. E anche in quello di papà. Ora Joy ha un top davvero elegante. Molly sarebbe una buona stilista. Scrivi la tua opinione nei commenti. Joy ama davvero Monica. Ed è così felice ogni volta che lei torna a casa da lavoro. Le fa sempre un massaggino ai piedi. Normalmente Monica ne è entusiasta. Ma non oggi. Joy l'ha confusa con un'altra. Errore incomprensibile. Le guardie hanno tutte la stessa uniforme e le stesse maschere. È facile confondersi con tutte queste forme. Beh, in fondo non l'ha fatto apposta, quindi Joy l'ha fatta franca. Questa misteriosa guardia è il padre di Monica. Se Joy avesse prestato più attenzione, se ne sarebbe accorto. Suo suocero tiene sempre con sé la canna da pesca. Monica ha sempre desiderato una figlia, quindi non è una sorpresa che lei passi molto tempo con Molly. È così felice di avere una figlia. Ora è il giorno di paga e Joy è in guai molto seri, più di quanti ne abbia mai avuti prima, perché continua a cercare di nascondere parte del suo stipendio alla sua famiglia. Joy tiene molto al benessere di sua moglie. La sua cucina non è nemmeno il suo più grande problema. Vivere con lei è come vivere in uno Squid Game senza fine. Deve persino lottare per la coperta come se fosse un tiro alla fune. Tutto questo sarebbe andato avanti all'infinito se non fosse stato per Molly. Spesso i suoi occhi laser riescono a risolvere tutto. Non c'è bisogno di litigare per la coperta se ce ne sono due. Molly vuole aiutare i suoi genitori in casa. Le piace fare il bucato. È facile. Basta buttarlo dentro, premere start e aspettare. Ma Molly non sa esattamente come funziona e non sa nemmeno che non si dovrebbe mai mescolare il bucato a colori con quello bianco. O rischi di finire come Joy, che dovrà indossare una camicia rosa per andare al lavoro. Si metterà nei guai per aver violato il codice di abbigliamento, è sicuro. La dieta di Joy a base di biscotti al miele ha un sacco di conseguenze. Di solito si sveglia ogni notte affamato e cerca di sgattaiolare in cucina, ma deve stare attento che Monica non lo scopra, perché Joy compra il cibo con la sua scorta segreta di denaro. E poi lo tiene nascosto nel frigorifero. Non vuole far arrabbiare Monica ammettendo che non gli piace la sua cucina.
ma farlo diventa sempre più difficile, soprattutto perché c'è Molly. E neanche lei vuole che Joy mangi quello che non dovrebbe mangiare. Si preoccupa della sua salute, così Joy va a letto affamato. E per evitare che il suo pancino brontoli, Molly gli porta un bicchiere d'acqua, così lo riempirà. Sembra che Molly abbia un ammiratore. Le ha chiesto un appuntamento. Molly deve chiedere aiuto a sua madre, perché non ha idea di cosa dovrebbe fare. Questo è il suo primo appuntamento in assoluto. Monica è bravissima a scegliere i vestiti e guai a non essere d'accordo con lei. A volte Molly si annoia e allora inizia a fare dei capricci. Joy cerca di tirarla su di morale facendola giocare con il suo telefono. Ma dare un gioco di corsa a un robot che si attiva correndo non è una grande idea. Anzi, è stata una pessima idea. È così che Molly distrugge il telefono di Joy. Oh, accidenti! Avere gli occhi laser è molto figo e tutto il resto, ma è un po' scomodo. Specialmente se si attiva col tuo movimento e persino col tuo stesso riflesso. Bisogna fare attenzione, perché non è solo il giornale di papà che rischia di essere danneggiato. Da quando Molly è stata adottata, la sua vita è molto più normale. Sua madre le prepara il pranzo ed è circondata da bambini normali. Sai chi altro vuole un pranzo normale? Joy! Sta ancora sognando di poter mangiare qualcosa di diverso dai biscotti o da uova e acqua, ma che scelta ha! In fondo il lavoro è lavoro. Un'altra cosa che Molly vede per la prima volta è il Natale. Questo sarà il suo primo Natale con la sua famiglia. È così felice. Le è piaciuto molto decorare l'albero con i suoi genitori, soprattutto perché le hanno lasciato mettere la stella in cima. L'ha fatta Monica stessa, quindi la sua specialità non sono i biscotti al caramello. Ma questo non ha importanza ora. Molly sta per aprire il suo primo regalo di Natale. E anche lei ne ha uno da dare. È così che funziona. Ma a Joy non piace il Natale. Ogni anno i suoi regali lo fanno uscire dal budget. Monica e Joy trovano anche il tempo per un po' di romanticismo, anche ora che hanno una figlia, e vanno agli appuntamenti ogni volta che possono. Ma sono sempre in ritardo per andare al cinema, perché Monica ci mette davvero una vita a prepararsi. Il trucco richiede tempo. Monica ha assunto un coreografo di fama mondiale per sua figlia per aiutarla a diventare più flessibile. In questo momento è troppo robotica. E Monica spera che le lezioni di danza l'aiutino, ma non importa quanto duramente Molly ci provi, rimane sempre un robot e questo non cambierà. Ma va bene così. Se il precettore ha tanta voglia di ballare, allora perché non balla? Molly sarà felice di aiutarlo. Lei la chiama la danza del laser e questo insegnante è davvero molto molto talentuoso. Ti è piaciuto il video? Qual è stata la tua parte preferita? Guarda gli altri video sul nostro canale. Alla prossima volta su Trum Trum Trick.